Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Tengami. Allora, l'ultima volta ci siamo ritrovati in questa scogliera sul mare. Dobbiamo trovare altri fiori, che poi mi avete detto che si tratta di un albero di ciliegio, non di pesco. Scusatemi, avevo pensato che fosse un albero di pesco. Allora, vediamo un po' da questa parte. Qua manca... Ah, ok, eccolo qua. Infatti. E qua? Non posso attraversare, però. Giriamo la pagina. Cosa? Allora, posso andare qua, ma posso andare anche qua. Io proverei ad andare là. Con molta calma, mi raccomando. Giriamo. Andiamo qua? Forse devo riuscire a trovare il passaggio corretto per arrivare da questa parte. Esatto. Andiamo di qua. Ah, devo arrivare qui in cima, va bene. Però ovviamente manca il passaggio come al solito. Quindi vediamo, posso... Ah, ok, ho capito. Facciamo andare il nostro personaggio qua. Poi, appena si ferma, chiudiamo e apriamo. Perfetto. Qua ce n'è un altro. Questo cosa fa? Ah, va bene, è come quello dell'altra volta. Quindi, io devo salire. Allora, se salgo di qua, ovviamente qua non passo. Qua non passo. Allora, così io posso arrivare qua. Così no. Così no. Così no. Così no. Così no. No. Nulla. Così non facciamo nulla. Ah, così però. Allora, aspetta. Così posso salire fino a qua. E se io mi metto di qua? Vediamo. No, devo per forza andare qua. Vediamo, se io cambio questo, posso andare lì? Ah, posso andare, posso decidere se andare al secondo piano o al terzo piano. Beh, dipende. No, io dovrei andare al secondo piano. Ah, però è più alto. Però posso andare qua. Aspetta. No, posso andare qua? Sì. Qua posso andare, secondo me devo arrivare qui. Dobbiamo trovare un modo... questo è più complicato, devo dire. No, devo andare qua forse. Ah, no, non posso. E allora? Riproviamo. Così nulla. Ah, qua posso salire. E adesso vediamo se riesco a trovare un passaggio che mi porti... Ah, no, devo scendere. Secondo me, andiamo qua. Così. No. Posso salire? Posso andare qua! Se io vado qua, poi cambio quello centrale, cambio l'ultimo, in teoria dovrei creare il passaggio. Vediamo. Cambiamo l'ultimo. Vediamo se si può... Sì? L'ultimo, dai! Sì!
l'abbiamo fatta. Vediamo un po' adesso cosa dobbiamo fare. Ah, basta arrivare qui, perfetto. Possiamo andare di qua o di qua? Proviamo di qua? Qui finisce il libro, però. Ah, no, non posso andare. Ah, ok. Non posso scendere più di così, quindi dobbiamo per forza andare qua. Qui c'è un porto. Che cos'è questa cosa? È una barca, forse. Mezza affondata, però. I pisciolini! Cosa devo fare? Ah, devo mettere i pezzi. Così. Questo va qua. E quindi questo va qua. Devo girare il mare. Clicca sull'acqua per navigare. Bellissimo. Vediamo un po' dove arriviamo. Qua forse c'è qualcosa? C'è un faro! Ah, c'è un altro ponte. Quindi posso arrivare qua? Sì, posso arrivare qua. E là c'è qualcos'altro. Si può scendere dalla barca? Ah, così scendiamo, perfetto. Andiamo qua. Giriamo. No, ho sbagliato. Ah, qua c'è il faro. Secondo me dobbiamo accenderlo. Questo che cos'è? Non si sa. Ah, adesso me lo mostra. Sembra che manchi il pezzo centrale. Dobbiamo trovare il meccanismo. Forse per accendere il faro? Però c'è anche questo da accendere, secondo me. Non lo so, proviamo ad andare avanti. Vediamo se troviamo questo ingranaggio. Andiamo. Sì, c'è un altro là in fondo. E c'è un altro qua acceso, però. Questo è acceso. Non si può fare nulla? E questo che cos'è? Non si può fare... Che cosa ho fatto? Ah, posso prendere il fuoco! Aspetta, ma che cos'è questa cosa? No, questo non è nulla. No, no, magari non bruciamo la barca. Ah, devo accenderli! Così! Ok, ho capito. Allora, torniamo indietro. Torniamo indietro. E proviamo a spostare questo qua. Però questo non si poteva perché è dentro al faro. Ok, va bene, allora. Torniamo indietro. Dobbiamo cercare questo meccanismo. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Vediamo, qua non c'è nulla. Ah, qua c'è un altro, aspetta, allora. Lo incendiamo.
E qua? Ah, c'è... Ah no, l'abbiamo già acceso? Che cos'è questa cosa? Perché posso scegliere... No, vabbè, comunque sono accesi entrambi, quindi possiamo andare avanti. Qua ce n'è un altro. Quindi andiamo qua. Questo che cos'è? Sembra tipo un relitto. Qua c'è qualcosa. Ma non fa nulla. Vabbè, proviamo ad andare qua. Scendiamo. E andiamo qua. No, ho sbagliato. Qua cosa c'è? Qua c'è un altro simbolo. Vediamo un po'. Si può girare? Sì. E qua. Che cos'è questa cosa? Allora, questo è un enigma. Allora, così. Così. E così. Giusto? Sì. Ah, però abbiamo aperto l'ingranaggio sotto. Ci manca quello sopra che è questa cosa qua. Che cos'è questa cosa? Allora, un attimo. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma questi non sono i numeri in giapponese. A me sembrano i numeri in giapponese. Cioè, dall'1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dall'1 al 10. Cosa? Però non riesco a capire la combinazione. Dobbiamo trovare una combinazione, secondo me. Come faccio ad uscire? Ok, così. E quindi? Allora. Proviamo a tornare fuori. Così. Ah, non è che... Aspetta, questo che cos'è? Perché lo posso cliccare? Ah no, posso girare... Aspetta, aspetta. Ah, ma sono questi i numeri. Ah, eccoli. Ok, ho capito. Ci sono i numeri sparsi per il relitto. Ok, ok, allora ci sono. Aspettate, mi serve carta e penna però. Devo prendere carta e penna. Allora. Ok. Carta, penna. E giriamo. Allora, qua c'è... questo che è il numero 3. Quindi 3. Poi abbiamo... giriamo piano le pagine perché mi sta dando che ce ne sono anche di nascosti. No, qua forse no. Poi c'è questo qua che è il 5. Mi sembra sia il 5. Sì, però non so, se non mi ricordo se è il 5. Sì, sì, no, dovrebbe essere il 5. Vabbè, andiamo avanti. O forse è il 9 quello lì. E non mi ricordo se è il 5 o il 9. Casomai... Ah, aspetta, aspetta, eccolo! Questo invece era il 6. È il 6? No. È il 9. Questo è il 9. E allora questo non è il 9. Questo è il 9. È che non me ne ricordo. Li ho studiati tanto tempo fa e non me li ricordo. Ce ne sono altri? Ah, aspetta, quello lì? No, quello lì è sempre quello di prima.
Dovrebbero essere 4 i numeri, io ne ho 3. Ne ho saltato uno. Allora, intanto andiamo qua. Il primo era il 3 e fin lì ci siamo. Il secondo è questo, che è il 5. 1, 2, 3, 4. Sì, è il 5, ho fatto giusto. Il terzo invece è il 9, che è questo. Mi manca l'ultimo. Mi manca l'ultimo che non l'ho visto. Aspetta. Eccolo! Eccola! Sulla destra. Quello lì invece è il 4. Vediamo se è il 4. 1, 2, 3, 4. Sì! Ce l'abbiamo fatta. E adesso? L'ingranaggio! Eccolo qua! Hai trovato un ingranaggio. Quindi adesso possiamo tornare indietro? Torniamo indietro. Andiamo di qua. Di qua. Giriamo. E andiamo qua. Ma se io andavo di qua, invece cosa c'era? No, andiamo prima a portare l'ingranaggio, dai. Allora, questi li abbiamo accesi tutti. Quindi, non mi sembra ce ne siano altri. Quello lì è acceso. Vediamo. Questo è acceso. Ah, ecco cosa sono questi forse. Ci indicano i falò che abbiamo acceso. Quindi ce ne manca uno che molto probabilmente è appunto quello del faro. Andiamo di qua. Eccolo. Scendiamo così e saliamo qua. Però come faccio a portarmi il fuoco? Così no, eh? Aspetta. Ah, ma perché lo vedo in lontananza? Ok, ho capito. Quindi, mettiamo l'ingranaggio. Giriamo. Ah, eccolo! Perfetto. E adesso? Aspetta. Prendiamo il fuoco e bruciamolo. Abbiamo fatto qualcosa? Ah, non mi sembra sia cambiato nulla. Forse adesso dobbiamo andare dall'altra parte del mare dove non siamo andati. Forse abbiamo sbloccato qualcosa di là. Gira e andiamo. Questa? Cosa? Ah, c'è un passaggio! Abbiamo aperto la grotta. Ok, bello! Una grotta sottomarina. Qua c'è un arco.
Ah, siamo arrivati ad una casa. Quindi attraverso un passaggio sottomarino. Questo che cos'è? Nulla? No, no, vai qua, vai qua. Bene, dai, io comunque direi che magari possiamo anche fermarci qua con questo episodio. Quindi siamo arrivati in questa casa. Non so se sia una casa o un tempio. Va bene, io direi comunque di entrare nel prossimo episodio, quindi lasciate un like, un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!